a tutti, benvenuti in questa nuova recensione di SonarWorks Reference 4. Per chi ancora non conosce questo tipo di software, abbiamo già creato due tutorial, uno per la calibrazione delle casse, uno per la calibrazione delle cuffie. Vediamo cosa apporta questo nuovo aggiornamento e che cosa fa. Reference 4 è un sistema di calibrazione per casse e cuffie, ossia per correggere la risposta che la stanza dà, o che lo studio dà in questo caso, rispetto a quanto i nostri ascolti possono generare. Possiamo innanzitutto scaricare la versione gratuita dal loro sito sonarworks.com, possiamo innanzitutto scaricare la versione free dal loro sito ed installarla nel nostro computer. Avremo modo adesso di accedere ad una finestra di configurazione e di taratura delle casse nello studio. Nel mio test ho utilizzato il sistema completo che SonarWorks offre, per cui con il loro microfono di calibrazione. I plugin destinati alla DAW che finalmente ospitano un sistema di zero latency processing, la possibilità di caricare diversi profili di cuffie già preimpostati da SonarWorks per avere dalle nostre cuffie una risposta più flat possibile, e ovviamente i tipi di plugin che vengono supportati. Questi plugin andranno inseriti poi, come vedremo, nel master bus della nostra DAW, per cui possiamo installare la versione Audio Unit, AX per Pro Tools, AirTAS e VST. Sul nostro sistema operativo, o quantomeno nel nostro sistema operativo, viene installato un sistema che si chiama System-Wide App. In questo modo possiamo ascoltare, come possiamo anche già vedere, qui ho già installato, il sound del sistema operativo, quindi direttamente quello che esce dal Mac o dal PC, attraverso il driver di ascolto che può ospitare i profili di configurazione che abbiamo creato o che possiamo caricare. Con questo sistema ovviamente evitiamo di inserire il plugin all'interno della DAW. Dopodiché passiamo al software e all'hardware, in questo caso il microfono di calibrazione, che servono per misurare e quindi calibrare e registrare su un file il profilo delle nostre casse. Grazie al sistema brevettato da SonarWorks siamo in grado comunque, anche se non esperti, di poter misurare e calibrare correttamente lo studio. Il software ci guiderà, come vedremo, in maniera semplice e rapida alla creazione del file di calibrazione. Le versioni che vengono vendute da SonarWorks sono tre: il primo Headphone Edition, dove per 99 euro possiamo acquistare i plugin da destinare alla DAW, il System Wide App che abbiamo visto sopra ed è dedicato esclusivamente alle cuffie. Il sistema che analizzeremo in questo tutorial è quello dello Studio Edition, per cui saremo in grado di utilizzare per 249 euro il plugin destinato alle cuffie e agli speaker, il System Wide App per le cuffie e gli speaker che andrà appunto nel sistema operativo, il software di misura e il microfono. Esiste anche un terzo pacchetto che include anche un paio di cuffie Sennheiser HD650 già calibrate, precalibrate appunto, per il sistema. È consigliabile comunque poterlo provare gratis. In questo caso scarichiamolo, installiamolo e cerchiamo di utilizzare i profili di calibrazione per le cuffie in maniera da sentire immediatamente le differenze. Dopo averlo installato ci ritroviamo nella finestra di configurazione, dove dovremo accertarci che il microfono di calibrazione sia collegato alla Phantom Power, che il direct monitoring del microfono non sia direttamente collegato agli speaker, che la nostra interfaccia audio sia utilizzata sia per il microfono che per le casse, e che la nostra interfaccia audio, quindi in questo caso la mia RME, sia a 44.100 per la calibrazione. Proseguiamo con nel pacchetto di SonarWorks 4 avremo un microfono con un numero seriale stampigliato sopra. Sempre dal sito di SonarWorks scaricheremo il profilo di questo microfono, che verrà ora caricato all'interno del software di configurazione. Proseguiamo. Ingresso assegnato al microfono sulla nostra scheda audio. In questo caso sto entrando in un ingresso ottico, quindi selezionerò l'ingresso 15 della mia Fairface. Dopodiché andremo a controllare che il segnale in ingresso sia sufficientemente adatto al tipo di misurazione. Clicchiamo su Next, ci troviamo nella finestra di configurazione delle uscite, per cui selezioniamo le nostre casse Adam,
che in questo caso escono dall'uscita 9.10. Right speaker. Lanciamo ora il play test track per ascoltare la voice track. Please adjust amplifier volume. My voice dovrà ovviamente sound essere ad un livello volume. Di conversazione, quindi in questo caso è troppo alto, abbassiamo right il livello di uscita. Facciamo il test. Please adjust amplifier volume. My voice should sound in normal conversation volume. Left speaker. Right speaker. O proseguiamo nella pagina di misura vera e propria utilizzando il microfono. Montiamolo quindi su un'astra microfonica posizionandolo all'altezza delle nostre orecchie come se fossimo seduti sulla sedia di regia. Ora cliccando su Start verrà lanciato un segnale, in questo momento sarà basso, quindi dovremo alzare il livello del microfono affinché la freccia rossa sia in grado di identificare, come in questo caso, il volume adatto alla calibrazione. Siamo ora pronti per proseguire nei prossimi steps. Ora essere in grado di posizionare il microfono di misura ad una distanza non superiore ai 5 cm, quindi 2 pollici circa, nella direzione del centro del cono mid. Proseguiamo e lanciamo il primo test. Quando il test del nostro speaker sinistro sarà pronto, proseguiamo con lo stesso sistema sullo speaker destro. Terminato il processo di prima calibrazione, verremo catapultati nella finestra di verifica. Controlliamo che ora le distanze, come riportato sopra, 2,02 m, siano corrette tra il cono mid destro e il cono mid sinistro. Eventualmente possiamo revisionare le misure. Andiamo avanti e risistemiamo il microfono all'altezza della testa nel punto di ascolto. Una volta centrato il punto di ascolto possiamo procedere con la calibrazione 24 punti che il software richiede. Andiamo avanti e proseguiamo. Centrato il punto esatto di ascolto del microfono, quindi la posizione della capsula, verifichiamo e siamo pronti a procedere. Quindi dal punto di ascolto centrale muoviamoci, quindi spostiamo il microfono nel centro che viene evidenziato finché l'analisi parte da sola. Adesso ripetiamo e quindi spostiamo il microfono mantenendo la stessa altezza negli altri punti di ascolto. Il processo è abbastanza veloce. Tutti andiamo avanti. Giunti al termine dell'analisi, siamo pronti per proseguire nella prossima finestra e salvare il nostro file di configurazione che abbiamo appena misurato. Questo file verrà poi caricato all'interno dell'interfaccia di SonarWorks Reference 4, sia nei plugin sia nel system wide. In caso ho calibrato le ADAM a 7x, quindi lo riporterò nel file di calibrazione. Ovviamente questo file è riferito soltanto alle ADAM a 7x nel mio studio, quindi non posso utilizzarlo
quindi non posso utilizzarle in un altro studio, anche se ho gli stessi monitor, dovrei ripetere la calibrazione. Ho l'applicazione e lanciamo la nostra DAW per caricare all'interno il software. Carichiamo una delle nostre song di lavorazione. Lanciamo il mixer. Apriamolo. E nel master bus apriremo il nostro reference 4. Carichiamo la versione di Unit in questo caso e, come vediamo, ora la finestra ci mostra una situazione di flat, carichiamo il file di calibrazione che abbiamo creato prima. Vediamo ora rappresentata la nostra curva di analisi e di correzione che potremo evidenziare poi dal menu in alto Frequency Response. Possiamo, come nella precedente versione, ascoltare l'emulazione delle casse NS10, ad esempio quello che viene chiamato Japanese White, o caricare altri tipi di speaker o emulazioni di speaker per avere un riferimento diverso rispetto al solito. Ovviamente anche le cuffie possono essere caricate in questo senso. Cliccando in alto sul menu Target possiamo evidenziare la correzione, quindi con la curva verde vedere come viene equalizzato il sistema per poter rendere più flat la risposta delle nostre casse. After è ovviamente la risposta più vicina possibile alla linea, il phase response e il limits, che appunto è più 12 dB in questo caso. Rispetto alla versione precedente abbiamo ora la possibilità di controllare la curva del canale destro e canale sinistro, quindi vederle indipendentemente. Il controllo di dry e wet è stato spostato questa volta verso sinistra per poter scegliere la quantità di intervento nella correzione, e abbiamo in più questa funzione advanced dove possiamo settare il plugin sia in linear phase, quindi con la possibilità di avere più latenza ma più precisione nella correzione, oppure in zero latency nel momento in cui stiamo lavorando, quindi registrando, quindi non aggiungere più latenza rispetto al solito. Ho possibilità inoltre della sistemazione dello sweet spot o correzione dello sweet spot e la possibilità di poter fare ulteriormente la correzione sui bassi con delle curve di taglio più o meno aggressive. In definitiva, un notevole aggiornamento rispetto alla versione 3. Ora controllare più dettagliatamente tutte le funzioni e le correzioni che possiamo aggiungere dopo la calibrazione standard attraverso il microfono. Ora ad analizzare la versione system wide, cioè quella che si aggancia al sistema operativo e permette appunto l'ascolto delle correzioni direttamente dal sound e dal sistema operativo. Possiamo aprirlo o dalla finestra in alto, quindi tra cui poi poter scegliere di spegnere o tenere acceso la correzione sugli speaker, creare il nostro file di profilo ed utilizzare le stesse funzioni che abbiamo visto all'interno della versione plugin anche nella versione system wide. Grazie per aver seguito il video, lasciate pure un commento sotto, risponderò appena possibile. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dell'audio recording. Continuate a seguirmi su YouTube, Facebook e Musicoff. Ciao, a presto!